Eccoci nuovamente insieme, sempre sotto il nostro cinghiale stereo network. Più freddo che mai oggi, praticamente soltanto a Penninico, ci stiamo avvicinando a Barberino, qui c'è il sole sotto, sotto confusione di macchine, furgoni, camion, quindi a fine vetta. Questo è uno dei tratti più pericolosi che esiste in Italia a livello autostradale. Comunque noi non abbiamo problemi perché essendo abituati con la mitica Salerno Reggio Calabria, quindi noi viaggiare qui è un gioco da ragazzi. Ovviamente qui c'è gente che sorpassa, gente che non ha ripresa, come nel nostro caso con la macchina a metano, ma che si difende bene, calmo, strettoie, tratti dove sono due corsie, tre corsie, insomma troviamo un po' di tutto. Adesso siamo in galleria, ringraziamo la regia curata sempre da Daniele Luttanzi. Oggi è il 12 giugno, sono 8.44 e siamo circa a 100 km dalla nostra meta. Tra poco ci fermeremo nel rifornimento di metano di Sasso Marconi, vedremo anche il mausoleo dedicato a colui che ha inventato questo grande sistema di comunicazione che è la radio. E qui siamo di nuovo sul tratto, quindi sembra che un po' il traffico si sia diradato, comunque piove. Andiamo in galleria di nuovo. Sto guidando praticamente da ieri notte a luna, sono le 9 circa, quindi sono 8 ore di guida e abbiamo impiegato circa 10 ore ad arrivare alla meta, quasi 1000 km, considerato che abbiamo dentro il nostro veicolo circa 400 pari da un chilo, è un ottimo meglio. E come sempre, deviazioni, interruzioni, stringimento di carreggiata e quant'altro. Questo ripeto per tutti coloro che dovessero percorrere, soprattutto i principianti, quelli dotati di veicoli stranieri, facciamo loro per non fare pubblicità, velocità massima 60 all'ora, soprattutto sul bagnato, quando è asciutto 80. Se poi si dispone di mezzi potentissimi come il super service, allora si può affrontare per qualcosa in più, ma comunque bisogna sempre condurre, tenere una condotta di guida molto prudente, ma soprattutto qui è questione di esperienza, bisogna conoscere bene questa strada. Io ormai sono circa 25 anni che la percorro, quindi mi posso permettere qualche leggerezza. Stiamo andando adesso 130 all'ora circa, una velocità abbastanza sostenuta considerando il clima che c'era qui. Ricordo quando è arrivato con il mio amico Carmine con la tanto circa 20 anni fa, 25, derivavo praticamente come succede questo che abbiamo visto adesso, che un camion, non passo un camion d'ingresso e il ballottaggio. Portavamo cassette piene di gelati fatti in casa, fiaschi di vino e altro. Adesso tra poco arriveremo a, forse qualcosa se Dio vorrà, e poi faremo anche lì un altro piccolo filmino quando faremo metano. Quanti minuti abbiamo filmato? 3 minuti e 40. Ok, possiamo chiudere, ci sentiamo dopo, grazie.